Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale Finster Rio. Spero che abbiate passato delle buone vacanze e quindi un buon video per giusto rientrare un po' in carreggiata. Ma questo video è stato richiesto ed è un video secondo me interessante perché non è presente sul tubo, perché oggi andremo a parlare di come migliorare l'impianto d'osmosi. Come al solito ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno. Innanzitutto ragazzi, vi rimando al vecchio video sugli impianti d'osmosi, se conviene, se non conviene acquistarli, del precedente video che avevo fatto, perché vi riescono già a chiarire. Però ci sono certe cose di questi impianti d'osmosi che ad alcuni non piacciono ed è l'enorme perdita di acqua che andiamo ovviamente a fare quando andiamo a purificarla per renderla acqua d'osmosi. Infatti generalmente andiamo a perdere per ogni litro prodotto altri 4. Bene, un modo per aumentare la resa degli impianti d'osmosi e diminuire lo scarto, portandolo all'incirca 1 a 1, sempre numeri presi con le pinze, è quello di utilizzare le pompe booster che ho acquistato giusto per fare questo video e farvi vedere come si monta una pompa booster, quali dovrei scegliere per il vostro impianto d'osmosi. Allora, c'è da dire che online non si trovano così facilmente le pompe booster, però ne ho trovata una su Amazon ad un buon prezzo. Vi lascio il link in descrizione nel caso lo vorreste acquistare. In più, essendo un link affiliato, riuscite anche ad aiutare il canale. Dovete sapere che ogni impianto d'osmosi ha all'interno questa, ossia la membrana d'osmosi, da qui che avviene la magia, in cui l'acqua viene purificata. Se andiamo a leggere le varie specifiche delle membrane dei vari impianti, scopriamo che gli impianti per uso domestico, normalmente quelli dell'Aquili, dell'Amtra e quelli insomma un po' per l'acquariofilia, hanno tutti una membrana da 50 GPD. Questa è un'unità di misura molto importante perché noi dovremo scegliere la pompa booster su misura della membrana. Infatti il rischio è che comprando una pompa booster molto più potente per una membrana più dura e sfondi completamente la membrana del nostro piccolo impianto, rendendola quindi inutilizzabile, costringendoci quindi a sostituirla. Quindi ho trovato questa pompa per membrane fino a 75 GPD ed è utilizzabile con le membrane da 50. Quando comprate una pompa booster vi consiglio sempre di guardare gli attacchi che ha. Infatti qui sono dei semplici fili spellati e dovremo quindi utilizzare un saldatore per riuscire a collegarlo all'alimentatore che è presente nella confezione. Nulla di grave, con un po' di manualità e un saldatore nulla di così impossibile. Quindi ragazzi, bando alle ciance, iniziamo a montare la nostra pompa per vedere anche effettivamente quanto andiamo a risparmiare di acqua e quanto riusciamo a velocizzare, perché una delle cose più importanti che fa la pompa booster è andare a velocizzare la produzione d'acqua d'osmosi. Visto che l'alimentatore ha due prese femmina, dovremmo andare a affistare da qualsiasi ferramenta dei piedini per riuscire a collegarli in maniera semplice ed efficace. E costano poco niente e si trovano un po' dappertutto, in qualsiasi materiale per una fornitura elettrica. Ecco ragazzi, usando un saldatore ho applicato gli attacchi maschi ai fili della pompa booster e adesso andremo a collegarlo al nostro alimentatore, collegando ovviamente il rosso con il rosso e il nero con il nero. Poi probabilmente cercherò anche di isolarle in modo tale che non abbiano proprio contatti l'uno con l'altro, anche se queste guaine qui andrebbero a proteggere. Ecco qui, adesso non dovrebbero toccarsi. Accendendo la pompa noi dovremmo già avvertire un rumore. Accendo e spengo perché non voglio farla partire a secco. Insieme al kit della pompa booster c'erano anche questi raccordi con del nastro Teflon che andremo a aggiungere qui in modo tale da poterli collegare al nostro impianto d'osmosi. Ti consiglio inoltre di acquistare anche del tubo per impianto d'osmosi, vi lascio comunque tutti i link in descrizione in modo tale da riuscire a gestire un po' più agevolmente i vari tubi. Thank you.
Bene ragazzi, dopo aver montato, provato e testato questa pompa, devo darvi la mia recensione. Allora, se abitate in palazzine alte dove la pressione dell'acqua è davvero scarsa, io vi consiglio caldamente di acquistarla, perché davvero riesce a dare una spinta e una pressione maggiore all'acqua mentre esce dall'acquedotto, e riuscendo quindi a produrre dell'osmosi in maniera molto più efficiente e con meno scarto. Quindi se avete questi problemi qui, ve la consiglio. Ve la consiglio inoltre se avete anche tante vasche. Se avete più vasche in casa, parliamo di 2, 3, 4 vasche impegnative dai 160, 150, 200 litri in su, vi consiglio di acquistare questo prodotto. Se invece avete una singola enorme vasca da 1000 litri, ipotesi, ve la consiglio caldamente. Però se avete vaschettine piccoline da 20 litri, avete nano cubi, avete il classico Betta, la classica caridinaio da pochi litri, io vi sconsiglio di acquistare questo prodotto qui, nonostante sia enormemente vantaggioso, ma semplicemente per il fatto che non ne vale la pena spendere questi 50 euro più i vari raccordi per una vasca così piccola. Ma se avete effettivamente bisogno di acqua in fretta, alla svelta, e non avete abbastanza taniche, è un'ottima soluzione. Parliamo adesso dell'efficienza. Allora, attualmente io avevo un'ottima pressione nel giardino di casa mia, e quindi ho piazzato fuori con una prolunga la pompa booster e riesco a fare 20 litri in circa un'ora e mezza, che è un ottimo tempo per me, visto che prima ci mettevo quasi 4 ore per riuscire a riempire una tanica da 20 litri. Quindi è un acquisto che sono molto soddisfatto di aver fatto. Un'altra cosa di cui voglio parlare è la compatibilità dei vari ricambi che troviamo online. Allora, signori, dato che il tubicino è sempre lo stesso per tutti gli impianti d'osmosi, noi possiamo andare a mescolare le marche tra di loro senza troppi problemi. Infatti, per sostituire la membrana a sedimenti, ho utilizzato il prodotto un po' più economico dell'Aquili, che andrà a sostituire in futuro il mio impianto a membrana. Inoltre potete comprare anche delle membrane ad osmosi, sempre controllate però che corrisponda ai 50 GPD del vostro impianto, e non abbiate timore per la pompa che è dichiarata per 75, perché non dà alcun problema su questa membrana. Non salite però oltre, perché altrimenti la membrana potrebbe scoppiare. Bene ragazzi, io spero che questo video sia stato utile a qualcuno di voi, che abbia capito come montare correttamente una pompa booster ad un impianto d'osmosi, e noi ci vediamo col prossimo video. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime novità. Ciao!